Cari papà, buongiorno. Ecco a voi un libro spettacolare sotto tutti i punti di vista. Perché è un libro natalizio, perché parla di un babbo particolare e perché ha un messaggio profondo. Ecco a voi, buongiorno, Babbo Natale. Questo libro, che adoro, che adoriamo a casa, oltre a essere a tema, ha anche un grande messaggio legato al pregiudizio. Perché Babbo Natale, che è un po' particolare, un po' smemorello, si dimentica alcuni regali oppure alcuni li ha terminati. E la cosa bella è che quando incontra i bambini, perché in questo caso Babbo Natale non si nasconde, si fa vedere, chiede loro che cosa ti dovevo portare, non lo ricordo. E i bambini, maschio o femmine che siano, dicono regali assurdi. Che significa assurdi? Non è una parola a caso. Assurdi secondo gli stereotipi che noi abbiamo nella nostra mente. Faccio un esempio: un bambino chiede una casa delle bambole e Babbo Natale è dispiaciuto perché non solo non se lo ricordava, ma non ce n'ha, non ne ha più. Allora ne costruisce una. E la cosa che mi ha colpito tanto di questo libro, mi ha colpito con gioia, è che quando l'ho letto con mio figlio Gioele di 5 anni, lui, grazie a Dio, non ha commentato il fatto che il bambino volesse una casa delle bambole. Cioè, questo libro, con la scusa del Natale e con la scusa dei regali, ci permette di affrontare la diversità, affrontare la gioia di poter accedere al gioco senza genere, perché giocare con le cose è proprio un istinto dei bambini, è un istinto dell'uomo, giocare è proprio un desiderio dell'umano. E allora non bisogna necessariamente etichettare i tipi di gioco, ma al contrario favorire attraverso il gioco l'inclusione, l'integrazione e il piacere di stare insieme. Buon Natale, cari papà!